Abbiamo raggiunto, è qua. Ci siamo quasi. L'abbiamo raggiunto, qua c'è. Qua è dove c'era. Dove c'è quel tentacolo che bloccava la lobby. E il fiscone ha bloccato questa roba qua. Quindi siamo vicini. Ah, dobbiamo scendere? Va bene, scendiamo. Altra roba. Ah, qua possiamo anche salire, possiamo tornare su. Qui c'è un cristallo. Un altro cristallo. E con i cristalli non possiamo farci niente. Non possiamo proprio fare niente. Qua non possiamo salire. Ah, c'è questo. Se eliminiamo quella roba, il ponte riapparirà. Capito. Ci attaccheranno. Capito. Va bene, quindi questi cose si possono. Questi tentacoli si possono aprire uno alla volta, non dobbiamo coprirli tutti insieme. Qui c'è la porta di passaggio che abbiamo aperto. Qua c'è qualcosa? Qua non c'è niente. E ora dobbiamo salire praticamente. Dobbiamo andare su questo qua sopra. Ok, perfetto. Dobbiamo andare di lato. Andiamo su. Un euta sei te. Non dire parolacce in video. Non bestemmiare. Ok, la furia la stiamo recuperando, eh. Secondo me col tempo si rigenera la furia. Ma aspetta. Furia. Oh, massimo furia. Perfetto. Da dove? Ah, da là. Ma sei un maledetto. Ma vieni giù. Cosa fai di sopra? Vieni giù, ti ho detto. Minasodo, sei un'altra cosa. No, no, uno dei mangianime. Antico di pietra. Devi aprire la bocca per ucciderlo. Devi aprire la bocca. Apri. Ok. Apri. Bravo. Allora, cogliono anche i pezzi staccatisi dal cuore di un antico. Dove sono? Ah, è qua per terra. Oh, ma che cavolo? Ma che? Ci sono i nemici. Muori. Tu sei morto, ok. No, mi attacca. Ok, pezzo di vita. Qui sono dei vasi. No. Lo scudo ci protegge. Devo eliminare quello piccolo prima. Se elimino quello piccolo. Possiamo prendere questo. Ok. Ok. Oh, l'abbiamo colpito. Aspetta. Ah, poi dobbiamo salirci sopra. Ultimo degli antichi. Uccidi gli antichi. Esplorando i vari territori imbatterai in altri elementari leggendari. Nel bestiario trovi qualche consiglio per sconfiggerli. Bronto uccidi gli antichi. Leggendo il CD4, oro nel CD6. Quindi bestiario. Fammi vedere bestiario. Bestiario. Ok. Dove sono gli antichi? Mangianime. Abbiamo il Tetzelum. Tetzelum è quello. Sì, quello che sembra la salamandra. Brock, Sindri. Streghe dei boschi. Serpente del mondo.
Sconosciuto. No, sconosciuto è orribile, non vorrei più conoscerlo. Cioè, sinceramente è morto e è meglio così. Non ce lo dice come i consigli per sconfiggere gli elementari. Ci sono forti. Cuore spezzato di Alfheim, oggetto raro incantesimo, riduce il 12% di danni infetti. Questo abbiamo già ricevuto. Bestiario aggiornato, antico della pietra. Adesso se lo dice, uno degli antichi, incredibile, mamma sapeva che sono ancora in vita. Beh, sono simili ai mangianime comunque. Sono beh antichi. Si dice siano una parte di Ymir stesso e che esistano sia dalla nebbia dei tempi. Credevo si trovassero tutti a Midgar. Perché questo è al Fame? Non si sa. Acciaio? Eccolo qui. Guardaci le sue Cuore spalle. dell'antico? Occhio ai loro attacchi caricati. Possono accecarti temporaneamente. Non è facile combattere quando non si vede nulla. Questi nemici accecano. 2500 d'argento. Ancora un nuovo indizio sui cuori di pietra? Che è armatura dell'antico. Porta il cuore dell'antico a Brock e Sindri. Ok, dopo la battaglia con l'antico ne è rimasto solo il cuore. Si potrebbe credere che si tratti di un semplice pezzo di roccia, ma palpita di magia. Io e papà dovremmo portarlo a Brock o Sindri. Perché un oggetto così robusto si deve sicuramente un ottimo componente per la creazione di armature. Sì, ma finché non conosciamo il negozio, non possiamo fare queste completamente strane. Dopo non so come se metterlo, se si mette temporaneamente o permanente. Quindi devo capire queste cose. Io preferirei che fosse temporaneo, nel senso che quando troviamo un nuovo equipaggiamento più potente, lo sostituiamo con il precedente. Quindi diventiamo sempre più forti, però se è permanente è un casino. Detrito di antico. Ok, abbiamo la vita massima, la furia massima. C'è un fortile dorato, che bello. Dammi qualcosa di interessante. Tempesta di Njord. Attacco l'unico leggero. Un veloce Lassù. attacco rotante in Vedi? mischia. Un veloce attacco rotante in mischia che respinge i nemici vicini e infligge danni ingenti. Vitalizza nel menu. Ha sempre questo, sempre la parte di questo qua. Però dà più danno, fa più danno sta roba. Quindi dobbiamo vedere. Ci mette meno secondi a ricaricarsi. Noi avevamo questo prima. Ok, che li stordisce un po', le allontana e li stordisce. Questo qua cosa fa? Tempesta di Njord. Fa di più questo, secondo me. Però non c'è stordimento. Non c'è stordimento. Il gelo uguale. Mischia, area. Questa è l'area e questa è la mischia. Proviamo, dai, proviamo. Tanto possiamo sempre cambiarlo. Ah, cambiano le gemme sull'Evetano. Ah. Bello, bello, mi piace. E qua non c'è niente, c'è solo incudine di Valdi. Non c'è un nuovo potere. Va bene, direi che abbiamo raggiunto un bel punto. Siamo andati un poco avanti, non neanche troppo, perché abbiamo fatto un po' di strada. Siamo passati per sotto, di là. Però sono già 55 minuti di registrazione, quindi non voglio registrare di più, perché la registrazione della PlayStation, come vi ripeto, non mi registra più di un'ora, quindi devo fermarmi adesso. E non vorrei registrare troppo perché sennò dopo ho troppi clip e dopo non riesco più a caricarle, quindi devo stare equilibrato. Per ora diciamo con questa ho tre clip da 51 ore di registrazione. E quindi ho tanti episodi da caricarvi sul canale, quindi per ora ce ne ho. Detto questo, non so cosa troveremo qua dietro la porta. Spero troveremo la luce da poter portare alla montagna, ma mi piace questo gioco e quindi spero che il viaggio, la storia sia abbastanza lunga, possiamo dire, anche se non troppo, perché sennò dopo mi scade il gioco e poi vorrei portarlo nelle difficoltà superiori in live, quindi ci deve essere il tempo di portarvelo, quindi magari ve lo porto più spesso le live, così riesco a portarvelo
completarlo anche nelle altre difficoltà. Detto questo, sperando che questi episodi, sperando che voi commentiate nei commenti di sotto che non è difficile abbassare il tasto e scrivere quello che volete, mi commentate, quindi so chi ha visto il video. Mi raccomando, guardate tutto il video, tutti i video che vi sto caricando, perché più minuti visualizzate, più quindi ore aumentano e quindi io riesco a guadagnare di più da YouTube. Posso iniziare a guadagnare qualcosa e portare più contenuti sempre più belli. O se no continuiamo così, quindi mi raccomando, fate del vostro meglio per supportare il canale, quindi spero che tutto vi sia piaciuto, like, commento, condividere, è importante condividere, iscrivetevi al canale se nuovi, iscrivetevi se state vedendo questo, se avete visto questo video, se siete arrivati anche fino in fondo, bravissimi, e noi ci vediamo nel prossimo video, a presto!